prima di dare la parola a Pio, volevo che qualche studente intervenisse con qualche domanda o qualche osservazione. Forse sono l'unico ancora in vita che ha avuto un sentiero molto ambiguo, travagliato, un po' di qua, un po' di là, ancora che posso dire qualcosa. E queste memorie io non le ho potute dimenticare. Io sono stato invitato a Bergamo per visitare la caserma che dove 60 anni fa siamo partiti per la Germania nel trasporto per Mauthausen. Quel trasporto che è partito da Bergamo è stato organizzato in 3 giorni. Praticamente siamo arrivati noi da Torino l'11 di marzo del 44, poi sono arrivati da Genova, da Milano. E quando il trasporto è stato completato ci hanno portati alla stazione, dove prima di partire l'ufficiale delle SS ci ha fatto un discorso che ci portavano tutti a lavorare in Germania e se qualcuno avesse tentato la fuga loro avevano gli indirizzi delle nostre famiglie e avrebbero fatto la rappresaglia. Questo è quello che hanno detto. Qui c'è l'articolo che mi hanno fatto a Bergamo dopo aver visitato quella caserma con l'incontro nell'auditorio con un bel gruppo di studenti e studentesse alla quale ho avuto un'emozione straordinaria. Ritornare in quel posto dopo 60 anni, io nel mio passato, quando passavo sull'autostrada, avevo paura di guardare Bergamo, non mi giravo mai la testa. E l'ho anche detto. Com'è attualmente la caserma? Attualmente la caserma è un rudere disabitata, diciamo, penso che la stiano ristrutturando. Il film, come ti piacerebbe che fosse? Hai un desiderio, no, su come questa vicenda possa essere composta? Beh, questo film dovrebbe rappresentare tutti i passaggi da un campo all'altro, prima di tutto. Che fosse, rappresentasse ad esempio l'arrivo a Mauthausen con tutto quello che ho scritto, dicendo. Questo ingresso del campo di Mauthausen non era l'ingresso principale dove entravamo noi, ma era l'ingresso del cortile dove c'erano i garage, dove mettevano le macchine e i furgoni alla SS. Mentre qui alla destra, era una riserva dell'acqua all'inizio, che poi divenne, col lavoro dei noi prigionieri, la piscina per i familiari dei custodi della SS del campo. Qui siamo nel cortile del garage della SS e quell'ingresso lì, dove c'era l'aquila imperiale con la croce uncinata per gli artigli, che è stata buttata giù alla liberazione dagli stessi prigionieri. Questo era l'ingresso principale dove noi siamo entrati quando siamo arrivati da prigionieri. E fuori, da una parte e dall'altra, dove adesso ci sono dei monumenti, c'erano le caserme della SS che quando siamo arrivati ci tiravano i catini di acqua sporca in faccia, ci chiamavano banditi, badogliani e traditori fascisti, sfogavano le loro ire contro di noi. Poi trovandoci in un posto dove non capivamo più il senso della ragione, via dicendo, sentite chiamare quando poi a Gusen sul comando di lavoro ti chiamavano
58.719 era il mio numero, un altro aveva un altro numero, e noi non capivamo, stavamo lì, fermi, aspettando chissà cosa. Sentivamo che loro parlavano, ma noi non capivamo. Il lavoro massacrante dal mattino alla sera andavi in baracca, dopo l'appello bagnato, dovevi, ma in tutti i campi, non solo qui, da qualsiasi parte, anche ad Auschwitz, finito il lavoro, l'appello era lungo, perché magari erano morti due o tre nel campo e durante l'appello i blockaltester, cioè i capi baracca, non li avevano scaricati come dovevano scaricarli nel forno crematorio e dovevano fare il controllo in tutta la via gerarchica per trovare gli stück che mancavano. E tutto questo faceva sì che quando pioveva o nevicava noi dovevamo stare là fuori al freddo, bagnati e poi non avere la roba da cambiarci. C'è Valenzano che scrive, è stato stampato nel 45-46, il suo libro, diceva che c'era la camera gas larga 7 metri e lunga 10. Ora qui è stato tutto cambiato, non è più come una volta. Poi c'è la gradinata che viene su di là con 186 gradini. Questo monumento è stato ideato dietro la volontà di un professore Guareschi di Serravalle Scrivia in memoria non solo di suo figlio, ma di tutti gli italiani che sono morti. Quando siamo arrivati a Mauthausen per noi è stato un... Io non trovo neanche la parola adatta. Siamo rimasti scioccati. Scioccati, perché abbiamo vissuto da quel giorno avanti, dal lunedì alla domenica e dal Capodanno a Natale, tutti uguali nell'abisso, perché la memoria era malata. Qui stiamo arrivando alla fine del campo, e proprio all'estremità del campo è stato costruito il memoriale che vedete lì sulla destra. Noi ci fermiamo qui accanto al memoriale. Il fatto certo è che al mattino dopo, alla sveglia, io e tutti gli altri ci alzammo e andammo al washroom a lavarci. Quando rientrai, Carlo era ancora lì, sul pagliericcio, girato sul fianco sinistro. E l'ho chiamato due o tre volte e poi ho detto, ma si vede che è anche stanco. E poi sono andato nel Vassraum a lavarmi. Quando ritorno lo toccai e lui era freddo, gelato, duro come un pezzo di marmo. E ho detto, forse hai finito di soffrire. Mi sono seduto per quel periodo, pochi minuti di tempo prima dell'appello, con la mano sul suo corpo pianto, perché per me era stato un padre, mi parlava di come era stato preso prigioniero, mi parlava che aveva un figlio che si chiamava Pierino, che aveva 15 anni, era una brava persona, mi voleva bene, mi trattava come suo figlio, non riusciva più a mangiare il pane, me lo dava a me. Dice, tanto te sei giovane, e me lo diceva in milanese, tu potrai ancora salvarti, mangialo te, che tanto a me mi fa venire mal di stomaco. A distanza di 56 anni non si può vedere ancora quello che era una volta, ma dal disegno che hanno fatto là, la planimetria delle baracche, e visto che non si scosta da quello, corrisponde a quello che avevi fatto, corrisponde subito, precisamente a quello che avevo detto io. Mi ricordavo, mi ricordo tutto, però tanti anni si è cambiato le strutture, si sono fatti dei palazzi, eccetera, hanno demolito tutto.
Comunque il posto era qui. La c'era l'Inzuno, dove c'era lo Stahlbau, perché prima l'Inzuno era proprio di fronte all'ingresso della fabbrica e eravamo a, non so, 100 metri di distanza, era proprio attaccato alla fabbrica. Quando hanno cominciato i bombardamenti nel 1944, a giugno, l'hanno distrutto e hanno distrutto anche il campo. Poi molti prigionieri sono morti e io lavoravo di giorno, ci hanno portati attraversando la stradina, c'era un rifugio, mi sono salvato, ci siamo salvati noi sotto quel paraschegge che non è stato preso, ma il campo che è stato distrutto, molti sono morti e molti erano feriti. Poi ci hanno trasferiti subito in questo posto qua. Infatti era già stato creato questo posto, ma non era ancora finito, lo stavano finendo, ecco. Il campo era un campo rettangolare, si chiamava l'Istre, dunque aveva una larghezza di 60-70 metri e per una profondità di 200 metri. A distanza di 56 anni siamo qui, un bel gruppetto che mi fa piacere. Di aver trovato questo lembo di terra che io ho vissuto con i miei compagni, i miei amici per 8 mesi qua. Alla domenica era l'unico giorno che avevamo di riposo, però per loro la domenica era un giorno di divertimento, allora hanno pensato di fare un incontro di pugilato tra i prigionieri e godersi lo spettacolo. Quindi tra noi italiani eravamo tutti, non eravamo capaci a fare la box, diciamo, quelli che eravamo assieme del nostro gruppo. C'era uno solo che si chiamava Piero Mugnaini, era un toscano di Firenze, era magro, piccolo, ma tutto nervi. Piero, nostro amico, ce l'ha messa tutta, con tutte le sue forze. Ricordo che guardava l'avversario, non l'ho mai guardato in faccia, guardava le gambe. Quando vedeva le gambe unite del prigioniero che aveva davanti, del suo avversario, dava un pugno sulla faccia, già lui, anche se era grande e grosso, ma era debole, andava per terra. E quindi, così facendo, l'italiano ha vinto il girone e noi siamo stati poi più rispettati da tutto il gruppo di prigionieri all'interno e anche il capo, poi se avanzava un po' di zuppa, la dava a noi italiani e anche i russi, perché eravamo gli unici a non ricevere i pacchi e a scrivere e a ricevere lettere da casa. Non era un campo normale, c'erano dei sentieri pedonali alti 50-60 centimetri da terra. E non so perché l'avevano fatto, io penso che l'avessero fatto queste battute pedonali perché era vicino al Danubio e magari nell'allagamento potessero camminare. Sì, camminamenti sulle asse. Conferita la cittadinanza onoraria della città di Moncalieri, che vuole così segnalare la riconoscenza profonda, il grande affetto, ma anche l'adesione di tutta la città a Pio Vigo, partigiano in Val di Lanzo, è catturato durante i combattimenti del marzo 1944. Portato alle Nuove di Torino, viene deportato a Mauthausen nello stesso mese, matricola 59.719. È spostato nei sottocampi di Gusen, Linz 1 e 3, poi riportato a Mauthausen e assegnato ad un trasporto per Auschwitz nel dicembre 1944, matricola 201.561.
Trasferito ad Auschwitz III Monowitz, sopravvive poi alla marcia di evacuazione del gennaio 1945 ed è portato a Buchenwald, matricola 123.377, dove partecipa alla liberazione del campo, 11 aprile 1945. Invece qui furono le baracche di Canada, sono i fondamenti rimasti. Ah. E tutti i magazzini. Magazzini dove si raccoglieva tutta la roba saccheggiata alle vittime della soluzione finale. Di Canada. La Canada, famosa Canada. Wow. Senti, invece alle nostre spalle? La famosa sauna. Andiamo a vedere dove il signor nostro Vigo è arrivato. È stato accolto, registrato, bagnato, disinfettato. Andiamo a vedere. Sono stato spogliato, come tutti. Abbiamo buttato i vestiti per terra, poi siamo andati avanti. In un altro posto ci hanno fatto la matricola, che è più avanti. E io voglio sottolineare, si vede questo pavimento di vetro, appositamente per vedere... Pavimento originale. Originale, sì. Questo non c'era allora, questo non c'era, è stato fatto adesso come museo. Prima era come quello là. Abbiamo voluto rimanere così come era prima. E quelli erano i posti dove mettevano i vestiti alla disinfezione. Con l'aria calda, l'aria calda, la roba più pesante. Sì, sì. Dopo la spogliazione che veniva fatta all'ingresso dove siamo passati prima, in questi corridoi, da una parte c'erano i prigionieri che facevano le immatricolazioni. Noi passavamo lì davanti e l'ufficiale della SS diceva, aveva l'elenco in mano chi eravamo e via dicendo, e diceva il nome e il numero che ci doveva fare. Io, loro erano qui, così che facevano la matricola, avevano tanti banchetti. Adesso non c'è più niente qua. La rasatura. La rasatura. Non so cosa vuol dire, comunque la faccenda... noi qui arrivavamo qui, aspettavamo prima di passare alla doccia. Era tutto pieno. Quando si apriva la porta, andavamo avanti, e dovevamo passare dentro quella vaschetta che c'è qui, che era un disinfettante, mettevamo i piedi lì dentro e poi andavamo a fare la doccia che era di sopra. Si usava una specie di china per il numero? Ma non so, un inchiostro, perché lo facevano con un punteruolo, una penna. 2-3 minuti si asciugava e poi dopo rimaneva il segno. Uscivamo nudi, senza asciugamano, dall'altra parte ci davano le mutande e i vestiti, mutande, camicie e vestiti, a righe. Di là i vestiti li disinfettavano e li portavano di qua.
tutti i detenuti che avevano appena fatto la doccia. E... quindi era la sala dove venivano rivestiti. C'è gente che è scomparsa. Sono fotografie che hanno trovato nelle valigie. Il mio numero che ho tatuato sul braccio è 201.561, cioè detto in lingua tedesca 201.561. E questo è il numero che ti è stato tatuato ad Auschwitz, al tuo ingresso? Sì, sì, qui, proprio in questo posto. Qui mettevano le ceneri che finivano dai, ricavavano dai forni crematori. Ultimamente e usavano a concimare il terreno. Da Birkenau dopo la selezione e l'immatricolazione, due giorni dopo mi hanno mandato con altri compagni ad Auschwitz 3, cioè lavorare alla Buna dove c'era Primo Levi. Dove c'era un campo di sterminio, ora c'è un paese con delle case, delle baracche ancora mezze come erano allora. E più o meno dovrebbe, la posizione è questa. Riconosci ancora qualcosa di questa piazza Appello? No, veramente non riconosco più niente. Questo è il memoriale della Buna. Quanto ti sei fermato a Buna, Pio? A Buna mi sono fermato dal 1 al 2 di dicembre fino al 17 di gennaio del 1945. Nel gennaio del 1945, dopo l'avanzata russa, c'è stata l'evacuazione dei lager di Auschwitz. E le famose marce della morte che durarono 10 giorni. Alla sera del 19 siamo arrivati in questo posto che... Non Gliwice, Gleiwitz, mi ricordavo, Gleiwitz, che era Gleiwitz in tedesco. E io mi ricordavo quella parola che avevo letto all'ingresso del campo, c'era Gleiwitz. Questa lapide commemora tutte le vittime che hanno fatto la marcia della morte. Sì. Questa è la notizia. Qui è dove c'era il campo di concentramento, in questo luogo? Non è proprio questo. Ah, non è il posto, ecco, questo che volevo dire. Questo sottocampo si trovava là dietro, là dove c'è oggi Karbohem, una fabbrica polacca che funziona. Le lapidi come questa, che commemora le vittime della seconda guerra, anche della marcia della morte, ci sono più di 5 qui a... E mi hanno detto che questa è una di queste. Ma adesso, oggi come oggi, dove c'era il campo hanno fatto una fabbrica, qui hanno lasciato la lapide. Non posso riconoscere il posto. Ma se mi dice che è questo, per me va bene. Là forse c'era una strada che arrivava là. Eh? Lo storico della città, non lo dico io, è lo storico della città. Sì, va bene. Allora è questo posto qui. Allora è qui. Certo. Allora è qui. E allora è qui dietro. Perché io ricordo che non ci hanno portato alla stazione, l'ho anche scritto. Era una ferrovia che passava vicino al campo, poco lontano, a un quarto d'ora di marcia, 20 minuti a piedi, tra circa. E allora siete ritornati un pezzo indietro, in là. Ecco. In sostanza, quindi allora era qua. Era qui. E quindi è l'ultimo campo rimasto. Quello che... Cioè Gliwice 2. È Gliwice 2 qui. Quindi è il 2. Si è ritratto quanti? 12-15 baracche. Quando mi trovavo lì da solo in mezzo a tutte quelle voci
europei, c'era un po' di tutto, polacchi, cecoslovacchi, ungheresi, francesi, belgi, greci, e io ero solo italiano, figuriamoci a sentire parlare in diverse lingue e non capire. L'unica parola che capivo ancora poco, che capivo un po', era il tedesco, perché dopo un anno che ero lì circa, il tedesco avevo già imparato qualcosa. Però in quel momento lì mi sono trovato proprio quasi all'inferno, si può dire. Poi ho incontrato Pasquale, che era un ragazzo della mia età, ci siamo abbracciati e assieme abbiamo pianto. E siamo entrati in una baracca perché faceva molto freddo, io avevo una coperta a spalle. Ci siamo seduti su un pagliericcio di quei castelletti a tre piani. Davanti a noi abbiamo visto una divisa di un francese che si vede che era già morto. C'era la giacca, i pantaloni. E noi avevamo il triangolo rosso, ce l'avevamo qui al petto e qui alla destra, cucito sui pantaloni, fin quando un bel momento sentiamo una voce fuori di un ufficiale tedesco della SS che ha pronunciato prima in tedesco poi in francese che tutti i francesi ariani dovevano presentarsi, che il comandante li aveva graziati con il braccio scoperto far vedere la matricola. E allora noi abbiamo pensato a quel triangolo della Francia, francese, avevamo un ago che avevamo avuto dai civili alla Buna a lavorare nelle imprese del cantiere, con un po' di filo l'avevamo qui dietro alla giacca e abbiamo scucito in fretta quel triangolo lì, l'abbiamo strappato e poi l'abbiamo puntato sui tre punti sopra il nostro, perché non avevamo tempo a stare a fare una rammendatura proprio, diciamo, bella. E l'abbiamo puntato sui tre lati e poi ci siamo incolonnati assieme ai francesi, con il braccio scoperto, abbiamo tirato sulla manica, tanto eravamo quasi nudi, avevamo solo la camicia e la manica della giacca, noi avevamo le braccia che erano smilze, eravamo magri. Facendo così la manica veniva su subito e siamo passati davanti all'ufficiale, abbiamo fatto vedere la matricola e l'ufficiale ci ha detto: Franzuski, ja, dai, weg. E siamo stati incolonnati, io e Pasquale, in quelle ultime colonne che ogni tanto, quando c'erano 150 al massimo, partivano, andavano fuori dove c'era la ferrovia e salivano sui vagoni. Dopo 10 giorni siamo arrivati anche qui a Buchenwald e io ricordo che sono passato nella notte poi del 27-28 alla disinfezione e poi mi hanno mandato in questa baracca. In questa baracca il giorno dopo ho incontrato un italiano e quando mi ha visto mi ha detto: sei italiano? Io dico sì, e ho capito che aveva un accento piemontese. Di dove sei? Sono di Torino. E lui mi ha detto: oh, io sono di Torre. E così è cominciata la nostra storia. Mi ha visto che ero in cattivo stato di salute, avevo avuto un incidente al piede che ero stato ferito a Monowitz. Mi hanno aiutato ogni due giorni per non farmi uscire a lavorare, mi mandavano a Revir. Avevo bisogno di cure, mi hanno curato e c'era il dottor Pecorari di Trieste. E posso ringraziare queste amicizie, queste conoscenze, perché altrimenti non sarei qui a raccontare ancora la mia storia. Ecco, qui ho trovato veramente una solidarietà che non avevo incontrato da nessun'altra parte. Quel carretto lì è il carretto che si usava per portare i cadaveri che raccoglievano giornalmente nelle baracche, nudi, e li portavano al forno crematorio. L'albero è un albero che si usava
proprio qui per torturare e far parlare le persone dei politici che sapevano qualcosa, che loro erano interessati a farli parlare. E quell'edificio là è ancora... Quell'edificio là è adesso il museo, però era un edificio di lavanderia, di quelle cose lì, ecco. Un altro edificio uguale era qui davanti, era quello delle cucine. Tutti questi sotto sono tutti vuoti perché sono scantinati, dove c'erano docce, dove c'erano disinfezioni. Qui è sparito tutto, non c'è più niente. Questa placca ricordatoria c'è stata costruita per un artista tedesco e lui, diciamo, ha lasciato in questo un messaggio per generazione dal futuro. È così che questa placca è conservata sempre a 37 gradi, questo significa la temperatura corporale. 37 gradi è la temperatura di ogni corpo, di tutta tutte le razze, tutta la vita. È sparito tutto è sparito. Perché quelle baracche lì, anche se erano di legno, se uno non le smontava o che, avrebbero potuto mantenerle come museo. Perché tant'è vero che a Mauthausen ci sono ancora, non tutte, ma due o tre baracche ci sono e sono lì. L'ultima volta che mi ricordo che mi sono salvato da quel trasporto, e c'era lì nella piazza dell'appello, perché il forno crematorio dove c'è la recinzione, anche non solo dentro ma anche fuori, c'erano montagne di cadaveri, e lì vicino c'era un gruppo di cadaveri ammucchiati, ammassati, con la testa di qua, l'altro di là, le gambe incrociate, tutti così, e ci eravamo in due, io e Prato. Siamo riusciti a arrivare fino sulla piazza dell'appello, un momentino che abbiamo capito che eravamo non guardati da loro, perché li guardavamo, eravamo lì vicino, due passi dai cadaveri, ci siamo lasciati adagiare sui cadaveri così e abbiamo fatto finta di essere morti. Visto e considerato che ormai loro non si erano accorti dei cadaveri, non andavano a toccare i cadaveri, no? E quando hanno contato che poi li hanno fatti partire, sono andati via, appena sono usciti, chiuso il cancello, sulla piazza era libero, non c'era nessuno, io e lui ci siamo alzati di corsa, siamo finiti nella baracca, c'era una puzza tremenda, ci siamo dati una sacquata al Wasserraum, al lavabo, e poi siamo rientrati in baracca. Poi, dopo qualche giorno, questa era già all'inizio di aprile, all'11 di aprile, non c'è più stato dal primo di aprile a venire all'11, non ci sono più stati evacuazioni e trasporti. All'11 di aprile c'è stata l'insurrezione, quando c'è stata la liberazione, che siamo usciti all'1:15, mi ricordo sempre, perché non la posso dimenticare, lì c'era l'orologio sopra l'ingresso. Siamo usciti e abbiamo incontrato gli americani. Ecco, questo è stato il più bel giorno della mia vita. Non è cosa facile sopportare il tutto. Ho sempre pensato che però non dovevo abbattermi, perché vedevo tutti quelli che si abbattevano morivano. E ho sempre pensato che una cosa così non poteva durare a lungo, che un bel momento dovevano perdere, difatti è successo, ero convinto io. Poi l'umanità avrebbe dovuto. Poi la grande fede che ho sempre avuto in Dio, quello che mi ha aiutato tanto, che io non avevo più mia mamma, l'avevo persa a 11 anni. Io nei momenti di disperazione ho sempre invocato aiuto a mia madre, e lei forse mi ha aiutato. La fede, ricordate che conta la fede, certo. Dà forza, dà coraggio a vivere. Forse questa immagine di Dio che non è onnipotente, ma Dio che non può fare nulla davanti a questo, soffre con l'uomo e con l'uomo. Sì, è così. Forse...
all'11 di aprile, vedendo questo apparecchio che ha sfrecciato qui sopra, alle 10:15 è venuto un apparecchio sopra. Noi pensavamo che fossero venuti a sterminarci tutti, perché questo si pensava, gli ordini erano quelli. Invece poi dopo ha fatto il giro qui sopra a bassa quota e abbiamo visto che aveva la stella bianca sui fianchi. Ci siamo messi a urlare: sono gli americani. E sentivamo già il fronte vicino. E qui l'organizzazione clandestina segreta dei pochi che erano a conoscenza avevano nascosto delle armi sotto una baracca, hanno cominciato a tagliare le recinzioni del filo spinato in fondo lì, e le SS, molti erano già travestiti da borghesi, alcuni avevano già abbandonato le armi, e alcuni sparavano nel campo. Quando hanno sentito da fuori essere circondati che rispondevamo al fuoco, sono scappati, noi li abbiamo presi prigionieri. Io sono uscito alle 1:15 con altri 50 ragazzi e uomini. Difatti, quando hanno fatto l'appello a maggio, il mio nome e quello degli altri qui non risultava più, perché eravamo andati a Erfurt e quindi ci andavano dati per caput. E siamo stati rimpatriati quasi tutti da Erfurt. Poi dopo io sono arrivato a casa al 14 giugno del 1945 a Torino, ecco. Il libro mi è piaciuto per come veniva raccontato, perché comunque riuscivo ad immaginarmi quello comunque ha subito, e quindi era comunque una lettura che mi prendeva. Infatti l'ho finito abbastanza in fretta. Non sei mica la prima a dirmi, ma me l'hanno detto in tanti. Caro nonno Pio, oggi siamo tutti qui riuniti per festeggiare i tuoi primi 80 anni. Anche se sono passati alcuni anni, ricordo come fosse ieri, quanto mi piaceva alzarmi in piena notte per accompagnarti in dolciaria a preparare i tuoi buonissimi panini dolci, e come mi arrabbiavo se rimanevo addormentato e tu e la nonna non vi svegliavate per lasciarmi dormire fino a mattino. Crescendo iniziasti a raccontarmi le tue avventure da partigiano e deportato, ed io capivo che non erano solamente cose scritte sui libri di storia, ma che mio nonno quelle atrocità le aveva vissute in prima persona. Nonno, io provo molta ammirazione nel sapere che a tutt'oggi i tuoi racconti sono ascoltati da professori e studenti che ti stimano e che apprezzano la tua presenza nelle scuole. Sono anche fiero del fatto che mio nonno ottantenne da anni usa il computer come un ragazzino e manda email spiritose a parenti e amici. Oggi da padre apprezzo ancora più i valori che mi hai trasmesso: l'importanza di una famiglia unita, la dedizione al lavoro, la grinta, la forza, la tenacia nell'affrontare le difficoltà della vita e la volontà di stare sempre al passo coi tempi. Ritengo quindi una grande fortuna il fatto di poter a 30 anni continuare ad appoggiarmi a un uomo che per me è esempio di vita.